Freud aveva ipotizzato che alla base di ogni nevrosi è presente un evento traumatico vissuto in età infantile ed era riferito in particolar modo ad un'aggressione sessuale subita naturalmente dagli adulti. Questa sua ipotesi, definita come teoria del trauma specifico, in realtà si dimostrò errata. Questo perché si rese conto che nella maggior parte dei casi, ovviamente non tutti, i racconti delle persone riportavano delle fantasie, non corrispondevano alla realtà. In gran parte erano costituite da vissuti infantili inconsci e da desideri. Freud, a inizio Novecento, per circa un ventennio, si dedicò allo studio e all'analisi di moltissimi casi clinici, i quali lo portarono ad elaborare il modello pulsionale, che è sicuramente il modello più conosciuto della sua teorizzazione. Tra l'altro, questo modello venne spiegato per la prima volta nella sua opera Tre saggi sulla teoria sessuale. Che cosa afferma il modello pulsionale di Freud? Che la vita psichica deriva da impulsi primitivi, quindi da impulsi biologici, che sono strettamente collegati con la sessualità. Dobbiamo comunque considerare che Freud chiarisce da subito che il termine sessuale ha un significato molto ampio, non è inteso solo come la sessualità tipica di un adulto. È riferito a tutte quelle situazioni che hanno un'origine biologica e che producono piaceri e soddisfacimento. Quindi sostiene che la sessualità sia sempre presente in noi, sin dalla nostra infanzia, incontrando diverse fasi durante la crescita. E durante il processo di crescita, questo impulso biologico, questa sessualità, viene sottoposta ad una serie di controlli con l'obiettivo di adeguarsi alla società in cui viviamo. Teorizzò quindi lo sviluppo psicosessuale nel bambino e che divise in cinque fasi. La prima, fase orale, è appunto la prima fase dello sviluppo psicosessuale infantile. In questo periodo la bocca è il principale organo di esplorazione, in cui il piacere libidico è legato in modo prevalente alla sollecitazione della cavità orale e che accompagna l'alimentazione. La seconda fase, la fase anale, in questo caso si passa dalla zona orale a quella anale appunto, e si acquisisce il controllo delle funzioni sfinteriche. Il bambino quindi trae a pagamento da questo controllo ormai diventato autonomo. Il controllo e l'espulsione quindi avranno una valenza gratificante, oltre che ad essere anche uno strumento di regolazione delle relazioni con l'ambiente circostante. Terza fase, la fase fallica. L'interesse si sposta dalla regione anale a quella genitale, che diviene la zona erogena eletta all'appagamento delle pulsioni. Il bambino inizia ad esplorare le proprie zone genitali, scopre il piacere che ne deriva e spesso in questo periodo si manifesta un comportamento esibizionista. Questa è anche la fase in cui si manifesta il complesso di Edipo o di Elettra, caratterizzata dal desiderio inconscio, ovviamente, e rimosso di ogni bambino o bambina di avere un rapporto sessuale con il genitore di sesso opposto. Questa è una fase che riveste un ruolo fondamentale nel futuro sviluppo dell'identità sessuale ed è una fase attraversata da tutti. In questo periodo troviamo una forte ambivalenza. Da una parte, sentimenti di amore nei confronti del genitore di sesso opposto e dall'altra, aggressività e timore nei confronti del genitore dello stesso sesso. In questo caso, infatti, si viene a creare una situazione emotiva molto complicata che a sua volta genera preoccupazioni molto forti, delle vere e proprie angosce di castrazione, che riguardano in sostanza l'attesa di una drammatica punizione di questi comportamenti aggressivi e che il bambino può risolvere soltanto con l'abbandono dei propri desideri erotici nei confronti del genitore di sesso opposto e identificandosi con i valori del genitore dello stesso sesso. Quarta fase, la fase di latenza. In questa fase la libido è sopita, quindi le pulsioni sessuali, se la rimozione e l'abbandono dei desideri erotici di cui abbiamo appena parlato è avvenuta correttamente, le pulsioni sessuali si dirigono verso altri scopi. Questa fase è molto importante per il bambino perché lo aiuterà ad incrementare la socializzazione e a sviluppare rapporti amichevoli con i suoi coetanei, soprattutto dello stesso sesso. Avviene quindi una piena identificazione con il genitore dello stesso sesso. Infine, quinta ed ultima fase, troviamo di nuovo la fase genitale. Appunto, si torna di nuovo ad una fase genitale che ha inizio con la pubertà e che questa volta però si protrae per tutta la vita dell'individuo. Questa fase
ci consente di sviluppare relazioni molto importanti con altre persone, sia dello stesso sesso che di sesso opposto. E questo proprio grazie al ritorno della zona genitale al centro della libido. Lo sviluppo di questa fase però, come potete immaginare, non sempre si sussegue in modo così lineare. Freud infatti afferma che la futura nevrosi è strettamente connessa dalle possibili problematiche incontrate durante lo sviluppo di queste fasi. È anche per questo motivo infatti che la sessualità infantile esercita una notevole influenza per tutta la nostra vita. Elaborò quindi due concetti molto importanti di fissazione e regressione che furono poi centrali per spiegare l'eziologia della nevrosi. Eziologia, ricordiamo che è la scienza che studia e ricerca le cause di un fenomeno. La fissazione della pulsione è considerata come una battuta d'arresto dello sviluppo di queste fasi, in cui persistono fasi più infantili, mentre per la regressione si intende la tendenza a tornare alle fasi precedenti. Questo potrebbe manifestarsi nel caso in cui modi più evoluti di soddisfacimento avessero incontrato degli ostacoli, per cui si fa un passo indietro. In questo modo, Freud elaborò una vera e propria teoria della pulsione, specificando che le pulsioni sono come stimoli interni, comunque al pari di quelli esterni, ma con una differenza molto importante, e cioè che gli stimoli interni, essendo generati direttamente dalla nostra psiche, sono inevitabili. La pulsione, quindi, possiamo descriverla come una spinta continua al soddisfacimento, composta dalla zona erogena, che è praticamente la sua fonte, dal soddisfare e scaricare l'energia pulsionale, che è la sua meta, il suo obiettivo, e dal suo oggetto, che si riferisce a ciò che permetterà questo soddisfacimento, questo rilascio di energia. Le pulsioni sono alimentate da un'energia chiamata libido. Questa energia viene accumulata nel tempo e deve essere necessariamente scaricata, perché è solo attraverso questo rilascio di energia che la pulsione viene soddisfatta. Fin qui tutto più o meno lineare, ma il punto è che, oltre allo sviluppo delle pulsioni, troviamo anche lo sviluppo degli argini interni. Questi argini interni possiamo definirli come delle vere e proprie difese, che hanno come obiettivo il controllo delle pulsioni. Questo per poterle gestire al meglio, naturalmente. Purtroppo però questi argini interni, queste difese, possono provocare enormi conflitti interiori che vengono espressi sotto forma di sintomi. E questi sintomi sono alla base di molti quadri psicopatologici.